Ciao e benvenuti, sono Lefarri e oggi proviamo Misfits. Che cos'è Misfits? Allora, descriverlo è molto molto difficile. È un sandbox in cui noi come giocatori possiamo creare quello che vogliamo. Possiamo creare partite di calcio, possiamo creare dei puzzle game, possiamo creare delle arene per combattere. Insomma, è un po' tutto e un po' niente. Avete presente Dreams, l'esclusiva PS4? Ecco, questo gioco in parte è simile a quello, per cui definirlo in una determinata categoria è praticamente impossibile perché è troppo vario per descriverlo. Per cui vi farò vedere le cose a caso, un po' di possibilità di quello che è possibile fare. Allora, Quick Play per esempio, ok? Questo qua è il mio personaggio, qua possiamo shoppare la testa, ipoteticamente, vedete, con le monete possiamo prendere gli hot dog che sono magari accessori, oppure questa testa invece che l'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se io vado nell'armadietto posso volendo mettere anche questo qua, dato che ce l'ho. Per cui facciamo equipaggio con questo qua, così iniziamo con questo che sembra tipo uscito da Neo Genesis Evangelion. Perfetto. E qual è la peculiarità di questo gioco, ragazzi? Allora, il nostro personaggio è una testa, ok? Fin qua ci siamo. Ma in giro per le mappe, quindi per le modalità, per terra troveremo dei corpi abbandonati, che sono per esempio questo, che sono per esempio questo oppure quest'altro, in cui noi ci possiamo montare sopra e ogni corpo ha delle sue abilità, ok? Che possono essere più o meno utili a seconda delle modalità che stiamo giocando. Io per esempio trovo molto utile il mostro truck quando si gioca a calcio, perché è molto molto veloce. Quando si gioca a calcio, fra l'altro, diventa una specie di Rocket League, per farvi un esempio, Allora facciamo un quick play a caso, play, e vediamo cosa viene fuori. Questo qui per esempio è un deathmatch, c'era scritto nella mappa di caricamento, per cui vediamo un po' come funziona, ma più che altro vediamo di prenderci anche un corpo, perché questo qua onestamente diciamo che è alquanto inutile. Noi vogliamo un corpo decente, tipo questo qua cos'è? Ah, perfetto, vedete? Ogni corpo ha le sue abilità. Questo qua ad esempio con Q cosa fa? Porca vacca, mi hanno massacrato, bene dai. Quello mi spara. Tra l'altro la musica elettronica come colonna sonora è molto interessante. Possiamo scattare, abbiamo la stamina ovviamente. Tratta, chi è questo qua? È un bot oppure è un coso? Ho distrutto qualcuno, bene. Aglio. Niente, questo qua è un casino unico, Qua ci sono solo questo qua come corpo, ma perché? Vabbè, usiamo questo, dai. Questo qua lo conosco perché l'ho provato in una partita a calcio, Possiamo fare così e dopo noi attacchiamo gli altri in questo modo. Mazza che casino. Vedete, è difficile mettere dei paletti in questo gioco. Questa qua è solo una delle modalità che possiamo fare. Adesso la chiuderò perché non voglio stare qua dei quarti d'ora, ma giusto per farvi capire cosa c'è nel resto del gioco. Vedete, per esempio, se noi andiamo sulla modalità arcade, possiamo entrare in uno di questi e fare il nostro server. C'è l'air hockey, 2 contro 2, amazing, praticamente una specie di labirinto, forza dell'orso, bear force, che non so, la città è stata bombardata con un gas tossico, vabbè, ok, chicken of the woods, cube hope, downhill dash e il pollo rapido, multigol, no dash, 1 vs 1 arena, palazzo del dolore, rainbow route. Vedete, di mappe e di modalità ce ne sono un sacco e le possiamo anche personalizzare noi con un determinato tipo di mappa fatta in un determinato modo. Il problema di questo gioco sapete qual è? Allora, intanto è free to play, il che è molto molto buono come cosa. Il problema è che è poco popolato, pochissimo. Evidentemente gli sviluppatori hanno sbagliato nel marketing, tra virgolette, nel pubblicizzarlo, perché il gioco in sé è molto molto divertente, e vedere che ci giocano 100-150 persone è ridicola come cosa, per cui si devono impegnare di più. Vediamo di trovare un'altra cosa da farvi vedere. Modalità Kick Brawl. Che cos'è la modalità Kick Brawl? Ah, ok, quello tipo Rocket League che vi dicevo, vedete? Qua noi ci prendiamo un corpo a caso, ok? Dopodiché prendiamo la palla sto fetente qua. Allora, in realtà qua non sembra assolutamente Rocket League, ma vi garantisco che la prima mappa che avevo incontrato era praticamente proprio un campo da calcio. Questo qua invece è un po' più particolare, sicuramente. Boh, ha segnato quello, adesso noi partiamo. Vediamo, la palla è là sopra?
E che cacchio è che ci arriva lì sopra, scusa? No! Ma è bravo questo cazzo? Ehi, ehi! Vabbè. Mi ha fatto gol di nuovo. Avevo anche il corpo nuovo, vedete? Interessante. Calcio è questo, sì. Via. Ecco. Cacchio, mi ha distrutto. Bene, adesso rispawniamo. Però nel frattempo lui è lì. Allora, vediamo di fare una cosa saggia, se ci riesco. Prendiamo questo qua, giusto per... E vediamo che succede. Boom! Esplosione... Tua mamma di coricini. Vieni qua che ti picchio, dai. Hai cambiato corpo? Bravo. Vieni, 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 vieni. Ah, no, è troppo veloce quello. Non riesco mica a prenderlo. Guardate che bravo che è. Ah, ma c'è la porta ghiacciata. Ok, e ti inchiappetto la cosa, va bene. No! Una trappola. Che cazzo. No, ho perso il corpo. Ma che sfiga. Anche queste qua sono trappole in realtà, infatti. Via. Vediamo se riesco a sfuggirgli. Eccolo qua, gol. Benissimo. Ovviamente adesso noi stiamo giocando uno contro uno, ma teoricamente questo gioco sarebbe da 3 contro 3. È che veramente questo gioco è tristemente poco popolato, ma si meriterebbe molto di più. Molto di più. Ancora con la trappola, sti cazzi. Posso anche caricare il colpo, sapete, fare così. Ed è gol. Ma basta. Mi ha distrutto. Vabbè, tanto sponiamo sempre qua all'inizio. Qui va bene così. Prendiamo un corpicino, questo per esempio. E dopo... Ui là, porcaccia. Gol da distante. Tu uccidimi pure che io faccio gol. Questo corpo qua purtroppo non mi piace particolarmente, Vai via. E vai. Un po' di culo, Sapete che non capisco se quell'altro è un giocatore o un bot. Io credo che sia un giocatore, però non ne sono sicuro. No. Niente, mi ha bloccato, vabbè. Trappola. E non esco più da qua, ma che storia è? Ok. Datemi un corpo. No! Dove l'ho lanciata la palla? Porca vacca, lasciami stare, maledetto. Il problema è... che cazzo. Un'altra trappola. Proviamo un'altra modalità, visto che ci siamo. Vedete, quando io posso creare... Quando io creo un server, posso scegliere tra le modalità classiche, che sono quelle pensate dagli sviluppatori, che sono appunto Kick Brawl e Deathmatch. E dopo gli arcade games, che sono appunto quelle offerte dalla comunità, che sono quelle che vi ho fatto vedere prima. Proviamo il Poglio Rapido e vediamo un po' che succede. Post. Vai. Deathmatch. Non hai alleati in questo gioco. Combatti tutti per guadagnare punti. Ok. Ma sono da solo, vero? Press M to start. Vedete, quello è il problema. Non ci gioca nessuno, Peccato, perché secondo me è divertentissimo come gioco. Cioè, questo qua è tranquillamente un gioco da giocare in compagnia. Per l'appunto, trappola. Ok. La colonna sonora è divertentissima, secondo me. Il problema è che essendo da solo non ha uno scopo concreto. No. Vabbè ragazzi, è inutile che vi faccio vedere. È un gioco praticamente morto. Io l'ho fatto perché onestamente spero di invogliarmi un po' a giocarlo. Però bisogna essere in tanti, onestamente. Bisogna essere in tanti. Ma cosa sta facendo questo qua? Ma ancora qua che gioca da solo. Ah vabbè ragazzi, ci sono 4 partite in croce in sto gioco. No, mi spiace. Mi spiace, ho provato a cercare dell'altro. Sono rimasto anche qua del tempo a controllare eccetera eccetera, ma non c'è nulla da fare.
Non c'è nulla da fare. Peccato, peccato. Vabbè, grazie e alla prossima.